Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, siamo rimasti qua, 21 gennaio 2017. Siamo più o meno, proprio là, a metà del mese di gennaio. Di conseguenza, a metà del calciomercato invernale. E siamo in attesa di iniziare questa nuova partita. Partita che, come si vede, dobbiamo giocare contro il Rotterdam in casa nostra. E niente, detto questo, direi subito di iniziare. Allora, guardiamo un po'. Per quanto riguarda le maglie, vanno bene così. Formazione, io direi, dato che si gioca in casa, per fare un po' di turnover, di mettere Aaron e Cerny e di sostituire Atsu e Ricci. E niente, detto questo, iniziamo. Battono il calcio all'inizio gli avversari e danno appunto loro il via alla partita. Vai Tielemans! Yuri! Tielemans! Al 15esimo, la sblocca lui! Alla prima e vera occasione della partita. E andiamo di. Vai Mitrovic! Dio buono, addio! Fallo! No, cosa mi dai? Dammi un giallo, non ci si pensa più. Buono, va bene, dai. Attenzione Mitrovic, niente. Vattene nel mezzo, Perez. Alexander Mitrovic, 2-0. Allo scadere del primo tempo. Finisce così appunto il primo tempo. Bene così. Oltre ad essere in vantaggio, stiamo gestendo bene la partita. Quindi speriamo che nel secondo tempo possiamo continuare così. Comunque, tra l'altro, per chi non se lo ricordasse, questa qua potrebbe essere, salvo imprevisti, anzi dovrebbe più che potrebbe essere, l'ultima partita di Mitrovic nella nostra squadra, con la nostra maglia, via. Vabbè, detto questo, andiamo avanti. Voglio fare un cambio, anzi, forse più di un cambio. Allora, in primis, stato che comunque il risultato per ora lo permette, vorrei mettere Odegaard al posto di Tielemans. Poi, tanto per farlo un po' riposare, togliere Perez e mette Atsu. E basta per ora, sì, beh, basta così. Attenzione Perez! Dio buono, peccato. Poteva definitivamente chiudere la partita. Olè, finisce così, 2-0. Decisamente una buona partita, perché oltre ad aver vinto, ad aver creato qualcosa in più, chiaramente anche dei due tiri che ci hanno permesso di far gol, qualcosa più positiva secondo me è che non abbiamo concesso niente veramente di eclatante agli avversari, quindi bella partita. Eccoci qua, continuiamo il nostro calciomercato. Allora, vabbè, questo lasciamolo perdere. Allora, Roma ha accettato, meno male, la nostra offerta per i turbi. Io direi di dargli, no, 62. E mette il giocatore chiave della prima squadra. Vediamo se così viene. Poi Bilbao, offerta esperimento per Mitrovic. Mettiamo 45. Ma tanto mi sa che è inutile, che probabilmente se ne va dall'altra parte, dall'altra squadra. Bene, andiamo avanti. Alla Mitrovic 40 milioni, il Tottenham 44. E nel frattempo vorrei vedere anche altri giocatori. Allora, proverei Lewis Cook, che adesso può venire, perché a differenza di quando inizi il Jolu non può venire, perché mi pare è arrivato da poco in quella squadra. Insomma, comunque non lo puoi prendere, adesso sì. E me lo metto subito sotto l'osservatore, per vedere un po' com'è. Poi Bailey, eccolo qua. Vai, seguiamo anche lui. E proviamo anche Lucelson Martins. Vediamo un po'. Poi le mette anche Diawara. Vale, poi non farò nemmeno un'offerta, però per darmi idea di quanto c'hanno, perché comunque sono tutti giovani interessanti. E poi lui, Correa, che dovrebbe, sempre se riesco chiaramente a prenderlo, essere l'eventuale sostituto di Mitrovic, se a quest'ultimo appunto dovesse definitivamente andare via.
Allora, vediamo un po'. Tottenham, vabbè, aveva deciso di proseguire. Dove è andato? È andato al Milan alla fine Mitrovic. Quindi abbiamo venduto Mitrovic e adesso abbiamo più 38 milioni per il nostro budget, più probabilmente il suo anche, diciamo, stipendio. Intanto Turbi ha accettato, di volata accettiamo anche noi, bene così. Ale, mi dispiace un po' per Mitrovic, però se dovessimo prendere, secondo me, Correa, abbiamo fatto un affare. Vediamo un po' cosa succederà, via. Allora, offerta di trasferimento per Armstrong, vai, bello. Ogni tanto arrivava qualche offerta, incredibilmente, arrivava niente. Cioè, arrivava solo belle per Mitrovic. Poi, il resoconto finale su Willems. Vediamo un po', è 80-15, però c'è il contratto di scadenza. Quindi, secondo me, guarda, che è veramente, veramente poco. Quindi, quasi, quasi, io, vabbè, o Lazar, o Aidara. Ma, diamo Lazar, dai, tanto anche leggermente più vecchio rispetto all'altro. Vale un po' di più. Vai, proviamo così. Vediamo un po'. Sarebbe veramente un terzino sinistro molto molto forte e interessante, Williams, questo ve lo posso garantire. Offerta per il trasferimento, Perez. Anche Perez è solo il discorso di Mitrovic, ma arriva un'offerta veramente alta rispetto al suo cartellino o rimane con noi. Sarebbe meglio farlo rimanere dato che non ci sono attaccanti per ora, però addio. Boia, è un po' troppo. Vabbè, proviamo 10. Sono disposto a spendere anche più soldi per lui, eh. PSV, ma demma cane. Allora proviamo a levare. Proviamo a rimettere così, senza Lazar. Proviamo 8. Boh, non lo so, prima era scritto che era arrivato al 5,95. Quindi deve essere in prezzo, diciamo, intermedio a questa serie. Allora, no, Perez mettiamo 8,5. Io comunque direi che possiamo andare a fare almeno, provare a fare qualche offerta per i giocatori che abbiamo visto prima, anche se non è arrivato il resoconto finale. Vediamo un po'. Correa, non si sa quanto vogliano. Proviamo a dargli qualcuno per ammorbidire il prezzo. Ma proviamo lui. Vediamo. Boh. Abbiamo 7 milioni. Poi guardiamo Cook. Vediamo un po'. Non c'è niente rispetto a prima, però guardiamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Andiamo a dargli 3. Vediamo un po' Bailey, che lui niente di nuovo rispetto all'informazione che avevamo prima. Però Bailey, se non sbaglio, è uno che già inizialmente costa parecchio e chiede un parecchio, quindi non so se ce la faremo a prenderlo o no. Vediamo un po' che si può dare. Proviamo con Ricci, dato che è arrivato i Turbe. Proviamo 10. E proviamo anche a fare l'offerta di Awara. Boh. Diamo Murphy. E 4. Sicuramente rifiuteranno tutte, ve le sono fatte, però ci si prova. Magari mi arriva una sorta di consiglio su quanto devo dare. Magari dicono, guarda, ci interessa il giocatore, però vorremmo tipo altri 4 milioni. Magari sì, mi do anche un'idea di quanto può costare il giocatore, dato che per ora non ho un'indicazione precisa, ecco. Allora, offerta per il trasferimento, Tielemans, mamma mia, non mi arriva niente, ma arriva l'offerta di trasferimento dei giocatori che non voglio vendere. No, Tielemans no. Lui o mi arriva 100 milioni e non lo vendo. Allora, che palle. Riproviamoci. Vedete, perché di anche sto CV, allora mettiamo 8,5 per dargli il contentino. Al regolo dovrebbero accettare così, c'è scritto lì. Prezzo è saltato, Correa. Ah. Proviamo 10 anche a lui. Mentre lui probabilmente verrà molto più di più, però vabbè. Cosa è scritto? Ok. Proviamo 5. Ah, io. Il gank è accettato per Bailey. Andiamoli così. Proviamo a vedere. 4. Mettiamo il giocatore chiave. Sarebbe anche lui un bel acquistino, eh. Decisamente. Per Napoli, vabbè, da guardare non ce lo voglio andare. Proviamo così. Intanto siamo arrivati qua.
prossima partita, FA Cup, si simula, tanto lo sapete, quella di Coppa, almeno per quest'anno, faccio così, vediamo un po' se riusciamo a battere gli avversari oppure ci fermiamo qua, il nostro cammino si finisce qua. No, continua il nostro cammino, incredibilmente. Oh madonna. Che palle per stupirsi voi. La mia paura è che poi falliscano, però, cioè che non possa più fare la offerte. Oh, troppo prezioso. E a regola, se mi... Ora ti do il massimo che c'è scritto. A regola me lo dovresti dare, in teoria. Andiamo bene. Allora, Correa è ancora rifiutato. Cosa si fa? Dobbiamo metterci qualcun altro. Abbiamo Clark. Magari, boh. Vale di più a livello di cartellino, con 13 milioni, vediamo un po'. Vorrei sapere quando è che mi arriverà reso conto, eh. Allora, il Bournemouth accettato, quella per Cook, bene così, 4, e direi di mettere anche lui, no. Gli si dà un po' di più e si mette per il turnover. O se no si mette importante, perché non so quanto c'ha, sinceramente. So che anche lui di prospettiva, ma non so quanto c'ha. Poi lui ha rifiutato il contratto, allora proviamo a dargli 15, 5, 16, vai. Tanto per uno cambia poco. Teoria. Vai. Napoli offerta bassa. Vabbè, prova da 6, ma. Ah, c'è scritto, è arrivato almeno lui. Diciamo un'idea, un'indicazione su quanto è da spendere. Allora, 8 settimane. Budalo di Suma, Memba. Ma ne macane. Siamo nella cacca comunque anche a livello di solari, eh? Soprattutto in difesa, perché era rimettere la scella un'altra volta. Oh madonna. Guarda. Faccio un'osa. Tanto vi non so come possa andare le osse. Tanto è un'offerta, poi se ce la faccio bene, altrimenti pace. Allora, guarda. Si mette. Lazar e ti do la bellezza. Io ho sbagliato, sì, non va. Ti do la bellezza di... Va, ora voglio vedere. Ma fa niente, si spari più soldi. Mi garba e ho paura di perderlo. Non costa nemmeno tantissimissimo, quindi faccio così. Allora, oh madonna anche lui. Guarda, ti do Shelby, quello, mio, quello costa diciamo di più a livello di artellino. Vediamo un po' se viene così, eh? Ora voglio vedere. Ah, mi serve per forza un attaccante. Alla Cook accettato, eh. Allora, io aspetterei un minutino prima di accettare tutti, per vedere un po' come vanno le cose. Ma mettiamo anche Diawara. Un'altra importante. Io aspetterei comunque prima di accettare. Magari mi arriva reso conto e vedo anche quanto c'hanno. Allora, andiamo avanti intanto. Offerta per il trasferimento. Perez, un'altra volta. Apriamo 8. Vai. Allora, volevo fare una mossina, eh. So che ci sarebbero già quell'altri a prendere eventualmente se sono più forti al suo posto, però. Alla base è così. Ok. Ma se lo scambio con Martelli. E ne do 2 milioni, anzi 3. No, perché io comunque anche se Martell non è male preferisco Basler a Martell. Questa cosa mi è venuta così, eh. Un'offertina del Kaiser così. Boh, guardiamo. Sapete chi è un altro secondo me? Non è male. Il problema è che quest'anno l'hanno messo ID. Anche se può giocare a TT e non sono sicuro. È Embolo. Mi fa vedere quanto può costare. No, perché se metti caso dovesse partire Perez. Siamo nella cacca, quindi. Se non è giusto. Avere un eventuale sostituto. Proviamo a fare un'offerta del genere. Guardiamo un po'. E fate provare lui per quanto riguarda il discorso terzino destro. Non so quanto possa averci. Vediamo un po'. Guadagna tanto, quindi vuol dire che c'ha un bel po'. Ma proviamo con Gamez. Proviamo 8 milioni. Così. Io provo a fare l'offerta. Poi valuto un po', eh. Se dovessero venire accettate, poi valuto un po'. Se eventualmente prenderanno giocatori, chiaramente. No, è che avevo detto, dopo sistema anche il ruolo, diciamo, del terzino destro. Poi l'ho lasciato un po' da parte. Vediamo un po'. Allora, hanno rifiutato per Basler, maledetti loro. Proviamo 5, se la, ce l'accetta bene, se no pace. Hanno incredibilmente accettato l'offerta per Williams, stranamente. Vai. Ancora, maledetta la miseria. Boia, ma quanto vuoi, te? 20. Vai.
di aver accettato il trasferimento. Vabbè, niente, è andata. Embolo, Embolo 18, non è male. Abbiamo 13. No, sai, poi l'hanno abusi di soldi, basta. Oh, finalmente, l'hanno accettato tutti e tre, hanno accettato. Uno è già tolerante sulle squadre. Chi è? Correa, no, di volata, prendiamolo. Vieni, Correa. Vieni, ciccio. Diamolo un po' di più. Diamolo sì. Vai, guardiamo sì. Sarebbe essere veramente un affarone questo, BNB. Poi lo Shark, Embolo. Non vale nemmeno più di tanto. Da 25. E non scordiamoci che noi comunque siamo in Serie B, eh. E che siamo in Newcastle, però siamo in Serie B. Magari qualche giocatore può essere titubante. Williams ha accettato, aspettiamo però. Prima voglio vedere se ce la facciamo dire con Correa. Regola sì. E poi penso a lui. Guardiamo un po'. Con l'altro probabilmente mi sa che sono falliti, tra l'altro, eh. Cook e compagnia. Allora, Irons. Buono, 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 buono. Va, così posso prendere eventualmente Bailey, se ce la faccio. Male male, non tiro giù Atsu. Correa, accettato. Vieni, ciccio. Ale. Vai. E se ha sostituito, diciamo, Mitrovic. Ale. Poi, lui ce la fa venire. Sì. No, prendo lui. Eventualmente per Embolo ci si pensa. Poi, lui non ci si fa. Cavolo, no, mi dispiace. De Guarà ci si fa. Boh. Bailey. Ah, peccato. Lui sì. Se si fa, aspetta. Aspettiamo allora per Bailey. Se no è più, diciamo, più forte, più di prospettiva lui rispetto a Cook. Vediamo se magari ci arriva qualche offerta particolare. E possiamo prendere lui, Bailey. Non credo, perché se si va avanti così. No, mi gira un po' le scatole, eventualmente questo Bailey V. Però è così. Nel frattempo, fate vedere una sigla che non ho visto. Ecco, allora. Questi qua. Questi erano quelli, i, diciamo, giocatori che in teoria hanno un anno. Vedi, questo, lui no. Che sono campioni, almeno il ruolo. Sì, buona. Il gioco li definisce campioni. E a volte può capitare che sono in scadenza di contratto. Vediamo se c'è qualcuno che si può prendere. A quanto pare no. Witzel, bimbi. Scadenza di contratto, aspettiamo, se no chi c'è? Alla fine, questi sono tutti i giocatori che c'è. Dalla proprio il Vizio. Mi dovessi venire, prossima anno vi ho un 83, così a caso. Preso, diciamo, gratuitamente. Mettiamo 3 anni, vai. Voglio seguire anche lui, perché lui non è male, ha 19 anni. È una S, però, secondo me non è male. Vizio è contratto rifiutato, maledetto te. Proviamo 100, 100 stecchiti. Vediamo un po'. Mettiamo 2 anni, vai. Così. Bimbi, si è preso Vitz. Non so cosa voglia dire, nel senso, cosa vuol dire che Vitz viene così. Si è preso Vitz, il prossimo anno si ha Vitz. Comunque, vebo. Non ci si fa. L'uno è Cook, nemmeno Cook. Nemmeno Cook. Quindi bisogna sperare di vendere qualcuno ora, ma la vedo molto bigia, ma cosa. Sa che la squadra rimane vesta. Scoccia parecchio perché ci sta una squadra, cioè una rosa veramente ampissima, non arriva nemmeno una cazzo d'offerta. No, sinceramente mi scocciano un poco questo, lo sapevo. Oh, un'offerta, da vedere, è in prestito, un maledetto, così inutile. Vediamo un po', accettiamo e guardiamo se può cambiare qualcosa. Probabilmente no, però si spera. Il motore venduto, vediamo se si può prendere qualcuno oppure no. Ormai sono saltate tutte. Ormai sono saltate tutte. Sono saltate tutte. Controlliamo a Modino. Peccato, peccato, peccato. Che si è un po' dormicchiato, ecco. Cioè, che anche dormicchiato, oddio. Di per sé, forse poteva agire in maniera diversa, ma non è colpa mia. Non mi arrivava nulla. Non mi arrivava nemmeno un'offerta. Comunque, vediamo un po' adesso la rosa com'è. Allora. Ienasce purtroppo c'è, ma non si sa quando tornerà di sicuro. Comunque, eccoci qua, un bel Correa. Invece non è male, non è per niente male. De, è basso, lui è più agile piuttosto che fisio, però non è male. Alla fine tutto sommato, se non poteva andare peggio. Fra l'altro aspetta, fate niente anche tu, perché non scordiamoci che si è preso anche lui e Williams. Io direi che tutto sommato l'abbiamo migliorata la rosa. Oh, dite quello che vi pare, ma ci sa metà 80, cioè giocatori che hanno 80 o più e metà che hanno poco meno di 80, cioè forse l'unica Martè che c'ha 76, per il resto sono tutti 78. E dicevo,
secondo me poteva forse andare meglio, ma se arrivavano altre offerte, se magari, boh, io forse, ma questa è un forse, magari mettevo altri giocatori, no? Come scambi per altri, magari, boh, mi stava meno di livello di trasferimento, lo potevo prendere. Però secondo me tutto sommato non è andato per niente male. Non scordiamoci che qua in realtà c'è Nacione che è rotto, quindi pensate un attacco Correa e Anacio. Tutte e due, questo c'ha, quanti anni ha Correa, scusate, mi sono scordato, 21 anni, Anacio ce n'ha 19 o 20. 20 anni, cioè, bimbi, boh, e c'hanno già 1,78 e 1,81. Secondo me va stra bene. Mi scoccio un po' per lui e per il terzino destro, che avevo detto che erano dei ruoli che volevo principalmente, diciamo, migliorare, come, diciamo, lavorarci sopra. Alla fine non è stato così. Però sono stato un po' di parola per quanto riguarda i scorsi esterno destro, che anche se ho preso una D, però in teoria tu vuoi bene. Vabbè, non ci può stare, bene, vabbè, ce lo scrivo uguale. Comunque Turbe lo può fare, così come il discorso terzino sinistro, ATT, e poi pare avevo detto ES forse, ora non me lo ricordo. Comunque ES è andato così, però alla fine Sazzo, che non è per niente male. Fate vedere se si può sistemare un po' comunque il discorso. Si mette lui, posto di lasciare, già lasciare non c'è più, che cazzo ho detto prima, lasciare andato in prestito. Vabbè, mettiamo Clark al suo posto, dicevo, vediamo un po' se si può sistemare un po' la panchina, ma vabbè, lasciamola così, guarda, tanto più diverso non si può fare. Ma mettiamo il posto di lui, ma vediamo così, vai, mettiamo Idaria e Nacho, si spera che possa tornare. Anche se mi sa che per tutto l'anno quasi ce lo siamo giocati. Vabbè, comunque questo è quanto. Ora ho tirato forse la cosa un po' per le lunghe, però ora per far vedere comunque come siamo messi adesso, dove il calcio mercato invernale. Ah, e non ci scordiamo che alla fine ho preso, ve l'ero già scordato io invece, che ho preso Witzel svincolato e il prossimo anno mi arriva. Quindi ho preso un 83, non ho nemmeno pagato più di tanto a livello di stipendio, 100 milioni, cioè 100.000, cioè non sono così tanti, c'è chi chiede molto peggio. Bene, alcuni punti chiedono di più. Lui ha chiesto, secondo me, una cosa giusta per il valore che ha. Secondo me non è andato per niente male al calcio mercato. Il prossimo anno ci troviamo subito un bel centrampista dell'83, così preso a livello di trasferimento gratuitamente. Comunque, questo è quanto per quanto riguarda il calcio mercato. Adesso, come vedete, siamo subito al 1 febbraio, beh, finito appunto il calcio mercato invernale, e dobbiamo subito giocare. Giocheremo in casa contro il Copiare. Detto questo, arriverei alla conclusione, perché come sempre, finito il mese o finito il calciomercato, si arriva alla conclusione. Quindi, quello che avete visto è stato il calciomercato. È andato così, non so se vi è piaciuto o meno, vi è piaciuto in parte, bla bla bla. Comunque, ripeto, secondo me potevo fare di più, anche se non ho tutte le colpe, dato che non mi è arrivata veramente, a parte le 1101 offerte per Mitrovic, non mi sono arrivate. Offerte esperimento, quelle mi sono arrivate sono di giocatori che non volevo vendere, e quindi quello che ho deciso, ho potuto fare, ho fatto così. Questo è quanto per quanto riguarda le partite. Alla fine abbiamo fatto una partita e basta giocata, in altro non, però ci sono state in totale due partite. La cosa buona è che l'abbiamo vinta entrambe, e niente, detto questo, appunto, questo è quello che è successo. Via, ora arriva alle vere e proprie conclusioni. Quindi, a livello classifica siamo così, abbiamo una partita in meno rispetto al Birmingham, quindi se dovessimo vincere, boh, la butto, sì, dovremmo andare solamente a un punto da loro, che sono terzi, e a due punti dalla Aston Villa, che è secondo, e addirittura a quattro punti dal Norwich, che è primo, e sì, piano piano si sta rimontando. E niente, detto questo, anche se lo devo dire già prima, arrivo alle vere e proprie conclusioni. Quindi, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione, e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, non solo su questa serie qui, ma in generale. Via, vi aspetto al prossimo video, che si va a far tutto febbraio. Ciao!